Buon salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video di Gamers Earth. Io sono Kira e oggi siamo insieme al nostro amico Kuno qui sulla nostra bellissima CTM Maps, Last Island. Come potete vedere, a parte ho messo Kuno via, iniziamo vicino alla nostra mucchina, I am Co, bella la mucca. Comunque, non ho modificato niente nella nostra piattaforma rispetto all'altra volta, però ho farmato un po' di pietra, così almeno avremo la possibilità di andare in posti un pochino più lontani senza dover avere paura che mi finisca da un momento all'altro. Ok, allora, come vi ricordate, e se vi ricordate, se non vi ricordate, mi raccomando, qua sopra metto una playlist con tutti gli episodi della nostra CTM di Last Island, andatevela a vedere e soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi ulteriori video che usciranno molto a breve tra quelli vecchi e quelli nuovi. Adesso, prima di incominciare a vedere le isole che ci rimangono, vorrei fare un piccolo recap della situazione. Allora, intanto ci mancano questa isola qua sopra gigante sopra di noi e quella laggiù con la roba del mare. Inizierei ad andare da quella laggiù, però prima di tutto vorrei vedere il monumento, che cosa ci dice, che cosa ci manca, per capire un attimo a che punto siamo comunque con l'accompletamento del nostro monumento. Allora, ci manca l'Ender Dragon Head, che io non ho idea di dove la troveremo, però vabbè. La Shulker Box e ecco, come vi ricordate la scorsa volta, l'episodio è finito con io che maldestramente per sbaglio buttavo una perla dell'Ender sopra la fornace e mi sfracellavo. Sono ritornata dai fratelli di Kuno, quindi gli Enderman, e ho preso altre due perle dell'Ender. Adesso dopo aver visto del monumento, andremo dal villager e ci faremo dare un occhio dell'Ender. Ora, io non mi ricordo e qua per ora non me lo dice, quindi speriamo che ci basti solamente effettivamente un occhio dell'Ender per poter creare la Shulker Box, ovviamente oltre all'ossidiana. Però quelli sono i nostri obiettivi bonus. I nostri obiettivi primari sono questi. Allora, il Packed Ice, che è il ghiaccio solido, io non ho idea di dove lo troveremo. Il Green Hull, che adesso lo andremo a fare. Il Diamond Block, che abbiamo momentaneamente 5 diamanti, ne dobbiamo trovare ancora 4. E la Final Boss Head. E quella è in quella zona... Ah, mi devo uccidere. È in quella zona che, se vi ricordate, abbiamo visto nello scorso episodio, in cui c'era scritto che finché non abbiamo un'armatura full diamond è meglio non andarci. Ok, intanto siamo già qua. Allora, vediamo che cosa vuole questo per il... Allora, ok, questo intanto ci prendiamo il nostro occhio dell'end. Ok, poi qua vuole i diamanti. Allora, per i diamanti vuole 8 lingotti d'oro e 15 di ferro. Io non ho neanche così tanto oro e così tanto ferro, quindi per ora non possiamo farci niente. Allora, vediamo adesso se ci dice la Shulker Box. Eccola qua, che se non sbaglio è questa la Shulker Box, il bowl dell'end. Ah no, no ragazzi, ho detto una boiata. La Shulker Box è quella nell'end. Questa, la Shulker Box è quella che si prende attraverso gli shulker nell'end. È quella specie di zainetto che ti porti sempre dietro. Ah, sarà molto più difficile ora andarlo a cercare. Con l'occhio dell'End potremo trovare la zona dell'End, che sarebbe quella, ma io là non ho visto Shulker in generale, non so voi. Va bene, allora abbiamo visto il monumento, la Green Hull, allora avevo messo un po' di cactus a cuocere, quindi ci avevamo fatto il colorante. Poi ho controllato, perché l'altra volta ho fatto una gaffa terrificante, un blocchetto di lana, aspetta che le avremo avute, non si fa con 9 pezzi di stringhe, ma solamente con 4, un piccolo blocchettino qua, eccolo qui, il nostro lana, va bene, dovrebbe farla così, perfetto, e ci siamo fatti la nostra Green Bull. Ora torniamo un attimo al monumento e l'appoggiamo. Eccoci qua, ok, poggiamo Green Hull, perfetto. Quindi ci mancano 3
missioni principali e due secondarie, va benissimo. Le due secondarie sinceramente non ho idea di come potremmo farle. Dovremmo aprire un portale del Nether, scusate, sconfiggere il drago e andare nel land? Non ne ho più pallida idea. Poi vedremo, al massimo quelle secondarie non le facciamo, vediamo un attimo. Ok, allora poggio un attimino quello che non mi serve, ossia questo. Allora mi prendo un po' di ciccia e andiamo verso quella mappa là, quella zona là, scusate. Ok, siamo arrivati. Allora ci facciamo una scaletta, perfetto, perché dobbiamo scendere in qualche modo. Ci mettiamo una lanterna. Che cos'è sto rumore? Oddio, sono sti stronzi qua. Ma loro che cosa danno? Ma vaffanbrodo. Ma muori. Loro che cosa danno? Scusate, perché io non ne ho neanche fare idea. Prismarine. Oh, Pegadice! Oh, ma mi sa che non posso prenderlo io. Prova a picconarlo. Si è rotto, appunto, come immaginavo. Vediamo allora. Proviamo a picconarlo con questo, ma penso non cambi nulla. Si rompe. Non so, ragazzi, come fare, sinceramente. E si rompe. Oh, ho rotto un blocco che non dovevo rompere. Muoio. Non so come fare, sinceramente. Forse nell'altra isola possiamo provare, magari lì troviamo qualcosa. Questo è un altro packet ice. O magari nell'altra isola riusciamo a trovare qualcosa. Ok, siamo arrivati all'entrata. Allora c'è scritto Spider Island. Ok, quindi questo è proprio uno spawn di spider. So che faccio così, si apre. Cosa aprono loro con quella là? Aspetta che non vedo niente. Metterei una piccola torcia. A parte che ci sono i soliti stronzi. Io vorrei entrare, ma c'è quel tizio. No, cacchio. A parte che mi ha seguito lo spider. Ma dalla Spider Island io che cosa ci ottengo? Scusate. Va bene, dai, torniamo all'attacco. Ora, e cerchiamo di capire soprattutto che cocchio devo fare. Sì, è un po'. Ho fatto un po' un giro dell'oca qua, però vabbè. Allora, entriamo un attimo. Che cosa c'è? Solo spider e sti schifosi. Qua c'è la Green Hull. Tra le varie cose, però me la sono formata, quindi. Non. Cioè, penso vada bene comunque, la devo trovare. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Ok, allora dopo tanto di quel tempo che non vi sto a far vedere, sono riuscita a riempire di torce un po' ovunque e a riuscire a spaccare i 350.000 spawner che c'erano qua di ragni, per il semplice fatto che io lo spawner di ragni ce l'ho già. E non ho intenzione di averne un altro, soprattutto in una zona in cui non potrei entrarci perché ce n'erano una misura tipo una ventina, quindi. Allora, io sinceramente non vedo nulla di particolare in questa zona qua, a parte il carbone e il ferro che ci può servire. Forse grazie a tutto, cioè, in effetti di ferro ce n'è un pochino. E forse con tutto questo ferro riusciamo a prenderci gli ultimi 4 diamanti, ma la vedo dura perché ci chiedeva 8 di porca miseria. Che stupida. Comunque ci chiedeva 8 di oro e 15 di ferro per un diamante. Quasi, no, sono più di 50 pezzi di ferro approssimativamente. Senza contare il fatto che ci manca anche l'oro, quindi oro non ne abbiamo così tanto. Io sinceramente, a parte che continuo a sentire sti cacchi di spider, dove cacchiarola sono, che ho rotto tutti gli spawn.
Però io sinceramente non ho idea di dove trovare tutta questa roba. Se qualcuno di voi per caso ha già giocato questa mappa e mi volesse consigliare di andare in certi posti, di guardare un pochino meglio certi luoghi, perché magari ci sono posti un po' nascosti che io non ho notato. Poi, bastardo. Poi. Ok. Luoghi nascosti che io non ho notato. E consigliatemi di andarmeli a vedere, ragazzi, perché veramente io non ho più idea di dove andarci a pigliare tutta la roba che ci serve, perché ce ne serve veramente tantissima. Vabbè, comunque, visto che qua è la zona più alta, guardiamo un attimo, perché magari non abbiamo visto dei posti. Allora, quindi là era la zona dove c'era il cubo con tutti i minerali e l'abbiamo preso tutto, quasi tutto, però, cioè, come vedete, ci manca solo qualche pezzo d'oro. Poi qui era la zona degli scheletri e lì abbiamo farmato a sufficienza anche ossa per farci il blocco d'ossa e per farci gli alberelli, che tra l'altro due sono nati. Ecco, laggiù è la zona del Nether. Laggiù noi non abbiamo preso nulla che ci potesse servire. E non abbiamo visto nulla in effetti che ci potesse servire. A meno che le shulker... Non ho la più pallida idea, mi devo informare un pochino. Poi là c'è la zona dell'end e là c'è la zona del final boss. Allora, io farei così. Allora, andrei a vedere un attimo la zona, speravo di arrivarci, del final boss, per vedere giusto un attimo come potrebbe essere la situazione. Andiamo a vedere un attimo come è la situazione. In effetti, quando ci eravamo avvicinati, avevo sentito streghe, zombie, scheletri, ragni. Quindi, secondo me, là dentro c'è di tutto e di più. Però, magari, qua dentro c'è anche il... E però come lo apro? Only Enchanted Diamond Armor. Ma come lo faccio, amico mio? No, c'è il bottone. Non l'avevo visto. Illuminiamo un attimo. Allora, ci sono... C'è il Packed Ice, però non saprei come prenderlo. Ok, facciamo giusto un attimo un giro. Ma qual è la testa? Di chi è la testa è sua? Mamma mia, quanta gente! No, sì, ci sa che questa sia la zona finale. Il problema, ripeto, tanto illuminiamo un pochino. Andiamocene via. Ok. No! Ero riuscita a non morire. E sì, in effetti là dentro ci serve una bella armatura di diamante, perché è veramente troppa roba da poter affrontare. E il problema sta nel fatto che dove cacchio lo troviamo sto stramaledetto diamante. E sinceramente, ragazzi, non ho idea di dove possiamo trovare il diamante successivo. Cioè, questi quattro diamanti che ci mancano, io spero che non li abbiamo sprecati. No, anche perché il piccone di diamante ci serviva per prendere la cesta, quindi questo non l'abbiamo sprecato. E non so che dirvi, sinceramente. Vabbè, comunque oggi abbiamo visto le ultime due isole rimaste, quindi abbiamo finito tutte le isole della nostra CTM. Abbiamo completato ancora un obiettivo nel monumento, che era la Green Pool. Quindi, ricapitolando, come abbiamo detto, ci manca il Packed Ice, quindi il ghiaccio solido, che non ho idea di come possiamo prenderlo, a meno che non si rompa. Ci manca anche il blocco di diamante, che è quello che in questo momento non saprei dove trovare, e la final boss test, che è là dentro, però non ho visto nessun boss e non lo so, è un po' strano, però vabbè. Però direi che per questa volta è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, iscrivetevi, lasciate un like e commentate nell'eventualità che vogliate vedere altri video del genere sul nostro canale. Vi prometto che ci sarà dopo questa, se questa riusciamo a finirla, un'altra CTM che vi hanno consigliato, molto carina. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!